appuntamento con Parole, 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 la nostra rubrica quotidiana dedicata all'analisi, all'approfondimento di vocaboli della lingua italiana. La parola scelta per oggi è motivazione. Motivazione è un sostantivo femminile che deriva da motivare e ovviamente indica l'influenza, l'atto di motivare qualcuno, in particolare si utilizza nel linguaggio burocratico, che è l'esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione del giudice, un provvedimento disciplinare a carico di una persona oppure l'assegnazione di una ricompensa. Ovviamente in senso più ampio invece può indicare una decisione, una scelta politica. Sotto l'aspetto giuridico invece può indicare l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione di un atto della pubblica amministrazione che può costituire motivo di ricorso al giudice amministrativo, mentre costituisce motivo di ricorso in Cassazione, ovviamente quando si tratta esclusivamente di provvedimenti giurisdizionali. In psicologia invece indica l'insieme dei bisogni, dei desideri, delle intenzioni che prendono parte alla determinazione del comportamento e che conferiscono a questo unità e significato. Si distinguono infatti in aspetti primari, che sono poi quelli sociali o fisiologici, in aspetti secondari, che sono dovuti a fattori di stimolazione esterna oppure di progettualità individuale. Ovviamente, più in senso generico, motivazione indica proprio quella spinta che viene data da qualcuno verso un'altra persona a far sì che non demorda nei suoi obiettivi. Per quanto riguarda i sinonimi, possiamo citare giustificazione, spiegazione, origine, causa, motivo, fattore stimolante. Ma la frase particolarmente emblematica che abbiamo scelto quest'oggi è una citazione di Aristotele. Non conosciamo il vero se non conosciamo la causa. Ecco, lui approfondisce l'aspetto della motivazione, quale causa, quale ragione di un qualcosa che accade. Allora dice, non conosciamo la verità se in realtà non conosciamo la causa, la base di ciò che sta accadendo. Quindi spesso veniamo a conoscenza dei fatti quando già questi ultimi sono giunti alla fase finale. Ma qual è la causa scatenante che ha portato a quel processo, a quella determinata reazione da parte di alcune persone, ecco, a quella discussione? Qual è la causa che sta alla base? Ecco, se non si conosce la causa, dice Aristotele, quindi se non si conosce la motivazione per cui è accaduta una cosa, come si fa a conoscere la verità? Come si fa a decidere chi ha ragione oppure se una cosa è giusta o è sbagliata? Ecco, è questo quello che vuole sottolineare Aristotele con questa sua citazione. Noi siamo giunti al termine anche di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete continuare a scriverci sulle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, Sicilia24 e Spazio Notizia, tutti i vocaboli che vi incuriosiscono di più della lingua italiana. E ovviamente nel corso delle prossime puntate li approfondiremo insieme. E poi vi ricordo ancora una volta che potete seguire tutta la nostra programmazione sul canale Sicilia 242, l'unica emittente siciliana visibile in chiaro sul digitale terrestre in tutta Italia. Grazie ancora una volta per l'ascolto, Parole, 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 torna domani.